Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24. Alcuni titoli del nostro telegiornale. Ancora sbarchi di migranti, questa volta a Rocella Ionica sono stati soccorsi circa 50 pakistani. La Regione Calabria anche quest'anno è presente alla Vinitaly di Verona con tante novità e con un numero crescente di aziende che si tramandano da generazione in generazione. Incontro dei militanti del Partito Democratico a Reggio Calabria, la sconfitta del 4 marzo deve portare a necessari cambiamenti nella dirigenza. Alla scuola paritaria Snaili di Montalto Uffugo un corso BLSD per genitori e docenti. La civiltà storicamente arriva dal mare e per tale ragione la città di Vibo Valentia ha dedicato una giornata a questo immenso patrimonio. A Paterno Calabro, uno dei luoghi dove sono evidenti le tracce lasciate dal santo patrono Francesco di Paola, dedica all'amatissimo taumaturgo una giornata in suo onore. Sarebbero dunque di nazionalità pakistana i 50 migranti, tutti uomini, sbarcati a Rocella Ionica nella notte appena trascorsa. Sono sbarcati questa notte intorno alle 2:49 immigrati tratti in salvo da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Rocella Ionica. Gli immigrati, tutti di sesso maschile, sono quasi tutti di nazionalità pakistana ed anche qualche siriano, tra cui ci sono 6 minori non accompagnati. Sono stati rintracciati a 40 miglia al largo di Rocella Ionica a bordo di una barca a vela sulla quale hanno navigato per quasi 5 giorni. Le condizioni di salute, dopo un primo accertamento dei sanitari, sembrano essere buone. Sul posto sono intervenuti carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato del commissariato di Siderno, che sta provvedendo in queste ore all'identificazione. Accolti e rifocillati dalla protezione civile di Rocella Ionica, guidata dal presidente Mimmo Scalamandrè. Ora i 49 immigrati si trovano al centro di prima accoglienza situato a Rocella Ionica, in attesa di essere trasferiti. E di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale verificatosi stamattina lungo la provinciale tra Tropea e Vibo Valentia nel territorio di Drapia. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 2 automobili che per cause in corso d'accertamento si sono scontrate. La vittima, Salvatore Montesanti, 55 anni, residente a Limbadi, era alla guida di una delle 2 auto. Montesanti era un operatore del 118 e nel momento dell'incidente si stava recando al lavoro. L'altra auto era condotta da una donna di 30 anni che ha riportato ferite gravi ed è stata portata nell'ospedale di Tropea. Amara la sorpresa per gli operatori del 118 intervenuti sul posto nel constatare che la vittima dell'incidente era un loro collega. E cambiamo decisamente argomento, come anticipavamo nei titoli, è partita la kermesse internazionale dedicata al nettare degli dèi che viene ospitato ogni anno al Vinitaly di Verona e anche la Calabria con il suo spazio espositivo sta presentando le sue eccellenze vitivinicole. È una Calabria sempre più presente al Vinitaly di Verona, tradizionale kermesse dedicata al settore enologico che ha preso il via nel capoluogo Veneto. Una Calabria con il suo ormai tradizionale spazio che cresce e vuole garantire nuove opportunità ai produttori. Devo dire che c'è una crescita di attenzione verso il vino calabrese e verso lo spazio che quest'anno abbiamo allargato all'interno del Vinitaly, di questa fiera importante. E quest'anno c'è stata una crescita anche delle aziende presenti. E segno che c'è appunto una vitalità, c'è una crescita che è determinata anche dalla immissione di nuove energie in questo settore. Molti sono i giovani che stanno subentrando ai loro genitori, ma anche che stanno investendo in iniziative in direzione della produzione di vinicola e sono segni importanti, ma soprattutto c'è un'espansione della nostra presenza sui mercati interni ed internazionali. Ma appuntamenti come questi possono essere utili soprattutto per cercare di entrare nel mercato estero. Noi stiamo prestando molta attenzione ai mercati internazionali, anche e soprattutto agli Stati Uniti d'America. Noi abbiamo svolto una serie di iniziative mirate a New York, a Chicago, in diverse realtà degli Stati Uniti, perché appunto quello è un mercato importante. Questa mattina abbiamo visto nel focus che è stato fatto che
l'esportazione dei vini italiani è concentrata in 5 paesi, questa riprova che ancora c'è un grande spazio che bisogna utilizzare. La nostra regione c'è con una presenza che è in crescita anche negli Stati Uniti. A Reggio Calabria il PD ha organizzato un incontro per fare il punto sulla situazione legata al partito e per riflettere sull'eclatante sconfitta delle elezioni politiche del 4 marzo. Giovanni Minniti, consigliere comunale di Reggio Calabria, città metropolitana, iniziativa politica del PD, perché? È lì. Iniziativa politica dei militanti del Partito Democratico, è il modo più originale, più giusto, ritengo io, di affrontare problematiche nei partiti, soprattutto della sinistra. Il 4 di marzo ha fatto cadere terribilmente in giù il Partito Democratico, ma non soltanto, ma anche la tenuta democratica dell'intero paese. Noi come Jan Palach, che abbiamo un patrimonio costruito sui territori, una lunga esperienza istituzionale ma anche dei comitati di lotta, abbiamo pensato che vogliamo utilizzare questo patrimonio costruito a favore di chi in questo momento vuole contribuire a far rilanciare l'azione politica del partito, e siamo qui. L'iniziativa comprende due passaggi importantissimi. No. Noi vogliamo un partito, rimaniamo nel partito, ma vogliamo un partito con pochi mestieri e più passione. Questo è il primo dato. E il secondo è che la classe dirigente, che secondo me è la più importante, la classe dirigente che ha portato alla rovina questo Partito Democratico, partendo da Roma e arrivando in Calabria e nella provincia di Reggio, io ritengo che questa stessa classe dirigente non si può candidare a protagonista per il rilancio del partito, o quantomeno non si può candidare da sola. Ecco, questa è l'iniziativa di stasera dello Jan Palach, non è un'iniziativa, voglio dire, lo dirò poi, del PD, non è un'iniziativa del Partito Democratico, è un'iniziativa di tante persone che vogliono bene il Partito Democratico e che per la verità non stanno bene vedendolo ridotto così. A Montalto Fugo, nel Cosentino, è stato presentato un importante corso salvavita dedicato ad insegnanti e genitori. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio. Attimi preziosi, strumenti indispensabili, nozioni fondamentali, espressioni queste perfettamente legate ai defibrillatori e a quelle conoscenze fondamentali per l'utilizzo di uno strumento capace di salvare una vita umana. Opportunamente, l'Istituto Scolastico Sneli di Montalto Ufugo ha organizzato un corso BLSD aperto a genitori e docenti per la tutela dei propri piccoli studenti e non solo. Oggi siamo qui impegnati per rendere la scuola cardioprotetta grazie all'autotassazione, ci tengo a precisarlo, dei docenti che hanno voluto fortemente il corso, ma in un momento storico come questo e comunque trattandosi di struttura privata e non avendo fondi, i docenti si sono autotassati, a cominciare anche da me come docente che seguo il corso questa mattina al pari degli altri, per appunto ottenere una certificazione valida e soprattutto una formazione di qualità grazie al CIMEOP di Cetraro, e a un gruppo di genitori e di aziende della scuola che grazie appunto a una raccolta di fondi solidali iniziata nel periodo pasquale con l'uovo del cuore, l'abbiamo intitolata, abbiamo raccolto i fondi necessari per l'acquisto di un defibrillatore semiautomatico, quindi la scuola sarà cardioprotetta non solo grazie al corso e quindi alla capacità, all'efficienza e alla professionalità dei docenti, ma anche grazie allo strumento che sarà appunto in dotazione della scuola a breve, che appunto sarà non solo a disposizione della scuola ma anche del territorio, perché come la legge prevede, nel momento in cui in zona c'è un defibrillatore, in caso di necessità di emergenza, essendo questo albo regionale anche di gestione dell'emergenza, saremo al servizio H24 anche del territorio per garantire e cercare di salvare il più possibile vite tramite esperienze e manovre qualificate. È importante fare questi corsi, ringrazio anche l'associazione dove da anni che collabora con questa struttura, dove vengono qui queste volontarie a fare dei corsi di formazione alle maestre di questa scuola, come intervenire in caso di necessità, ma questo diventa un punto di riferimento non solo, come dicevamo prima quando abbiamo iniziato, solo per questa scuola ma anche per l'intero territorio. Cambiamo decisamente argomento. La città di Vibo Valentia ha ospitato la giornata nazionale dedicata al mare.
Il successo della prima edizione della Giornata Nazionale del Mare, che come in gran parte d'Italia si è tenuta anche a Vibo Valentia, nello splendido scenario del Museo Archeologico, ha rappresentato un'importante occasione per affrontare tematiche di notevole interesse, perché non c'è dubbio che i nostri mari, ed in particolare la fascia tirrenica, prima fra tutte quella che non a caso è conosciuta con il nome di Costa degli Dei, custodisce ancora oggi un patrimonio storico, artistico e archeologico di straordinario valore. Parliamo di un settore che produce il 5% del PIL dell'Unione Europea e può ancora dare tanto se lasciato in mano agli esperti e tolto dalle grinfie di speculatori e traffici illeciti. Stiamo parlando di un patrimonio archeologico importantissimo. La Calabria è una delle regioni sicuramente con un patrimonio e giacimenti archeologici elevatissimi, numerosissimi, e purtroppo quindi attrae l'attenzione anche dei delinquenti, della malavita organizzata. Le coste calabresi sono ancora in pratica sicuramente oggetto di depauperamento da parte di soggetti che vanno a cercare in pratica i reperti archeologici in mare, ma tutta la zona di Vibo insomma è una zona che ci interessa particolarmente sotto aspetto archeologico. Da questo punto di vista c'è, come dire, un doppio lavoro, chi sono i predatori ma anche gli studiosi, gli archeologi marini che portano avanti scoperte interessantissime. Sì, sicuramente gli archeologi marini fanno un lavoro molto importante, insomma noi collaboriamo e loro collaborano con noi quotidianamente quasi in questo settore che, ripeto, ci tiene particolarmente impegnati. Paterno Calabro nel Cosentino ha ospitato i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. Negli ultimi tempi si parla tanto dei cammini dei santi, un modo come ripercorrere la vita dello stesso santo, da cui prendono spunto pellegrinaggi e percorsi per fedeli e appassionati. Quelli relativi a San Francesco di Paola prendono il via da Paterno Calabro, e proprio nel centro del Cosentino la devozione verso il protettore della Calabria è grande, e non può che essere il santo paolano, il patrono di Paterno Calabro, uno dei luoghi preferiti da San Francesco. Nel santuario, da lui stesso fondato nel 1444, infatti, rimase per molti anni e proprio da lì partì per la Francia, dove poi morì. Ogni anno quindi Paterno lo celebra con una festa religiosa e civile. Il rituale è sempre molto simile, con la Santa Messa, la consueta devozione e il busto ligneo del santo portato a spalla in processione. Ma non solo preghiere, perché c'è spazio anche per la musica, e il nome di Mimmo Cavallaro ha arricchito la manifestazione per quello che è stato uno spettacolo molto gradito per gli appassionati di questo genere musicale. E ora ascoltiamo le interviste realizzate da Graziano Tomarchio tra i cittadini di Reggio Calabria sulla difficile situazione che vive la squadra del basket della città dello Stretto, che ha subito delle importanti penalità. Sentiamo. Purtroppo Reggio è caduta in una situazione un po' strana, un po' voluta, non lo so. È brutto dirlo, però Reggio è un momento bruttissimo. Spero che si vedranno cose belle per il futuro dei nostri figli. È una cosa molto grave. E dunque bisogna vedere la giustizia sportiva, perché qui è un discorso di giustizia sportiva, e quindi bisogna, per poter giudicare bisogna avere le carte. Però, perché far pagare la squadra e non... Allora... Sono d'accordo che è un'ingiustizia far pagare la squadra, quando dovrebbe essere un comportamento sbagliato della dirigenza nell'eseguire le regole della pallacanestro, dello statuto, dei regolamenti della federazione. Questo sono d'accordo con questo suo principio. Però, insomma, un'altra brutta batosta per la città. Brutta batosta. Se noi che abbiamo una memoria ci ricordiamo di tante attività sportive che erano ad alti livelli, calcio, pallacanestro, pallavolo, anche degli sport minori, l'atletica leggera, il ciclismo nella provincia del Reggio, ora sono tutti scomparsi. Sì, una sconfitta per la città, per il Regine. Visto che negli ultimi periodi era riuscita a riconquistare il pubblico, a creare molto interesse, quindi purtroppo viviamo in un momento a Reggio Calabria che lo sport
no, non sta fruttando niente, perché alla fine... Non solo lo sport. Sì, vabbè, parliamo di sport. Cosa possiamo fare per la città, noi cittadini che bisogna non che abbiamo potere? Bisogna che ci sia più cultura sotto tutti i punti di vista, quindi a cominciare dallo sport per poi arrivare ad altre cose. Non va bene, neanche la regina va bene in questo periodo, è un periodo di crisi. E quindi a noi dispiace, perché... E noi che abbiamo un po' i capelli bianchi cosa possiamo fare? E noi che possiamo fare? C'è gente più quotata di noi che può intervenire in queste cose. Insomma, un pizzico di saggezza in più forse? Forse sì, ci vorrebbe qualcuno che abbia un po' di interesse, non interesse economico, interesse per far sì che, che lo sport di passione, che lo sport vada avanti a Reggio. Questa è l'unica cosa che si può fare. Insomma, è un grande dispiacere vedere anche la Viola. Certo, 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 una squadra storica che ha avuto una storia praticamente. È stata sempre fra le prime squadre, adesso si trova in questa situazione. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto più tardi per ulteriori aggiornamenti. Come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie e buon pomeriggio a tutti.